E cambia in porta. Fammi la sul... Madonna! Già l'ha fatta la tripletta banana! Oh, God.
Allora, Bombatti all'ultimo respiro, 2-1, vittoria sui Beta House. Che ne pensate? Che... Capitano, com'è stata? Capitano, che dici? Parto... Sono uscito bello, bello. Ero uscito bello. Io sono un bambino. Abbiamo un bambino. È stata bella la vittoria, l'ultima ci sta, abbiamo sofferto, però... Cioè, abbiamo saputo soffrire. C'è! Quell'altro dove? Pepi che ha segnato un gran gol. Ci siamo inventati un gol alla fine di Manfredi, tata. Ci abbiamo creduto sul loro passaggio sbagliato. Mamma mia, ragazzi, vado a fare. Diciamo che finora è l'unica partita di cui siamo veramente soddisfatti, perché le altre abbiamo faticato tanto, però non riuscivamo mai a segnare, comunque giocavamo sempre male. Oggi invece finalmente si è rivisto un po' il gioco dello scorso anno. Okay. Ora gli avversari che hanno fatto un partito. È stata una bella partita, sì, combattuta. Sì, che loro a tratti hanno meritato di vincere, perché comunque 4-5 destra hanno preso. Noi siamo stati bravi in contropiede, che abbiamo fatto delle occasioni. Ma dovuto alle occasioni. Era una partita come potevamo vincere loro, alla fine potevamo vincere noi. Complimenti a noi e complimenti comunque a loro. Complimenti a voi per la bella partita. Ciao ragazzi. Ciao. Ragazzi, mercenari, grandissima vittoria contro Atletico Pia Torre, una partita dura, cosa ne pensate? Una partita dura, sì, bella però partita. Sono una bella squadra, oggi era un po'... non hanno giocato benissimo, non ne abbiamo approfittato, siamo riusciti a fare pure dei bonus. Io l'ho fatto di ieri sera. Ottimo. Di Gesù l'ho fatto. Di sapere. Ti ho sparato il culo a ping pong apparente, mischino. Si vantava e poi perdeva 21 a... A 20. Una volta, una volta 21 a 15. Vabbè, evitiamo, non interessa nessuno. È stata una partita da parte nostra, anche se abbiamo vinto, perché loro erano 9, 10, 20, non si è capito più. Però una partita importante per i punti. Con Accorso, però siamo riusciti comunque a vincere la partita. Ed è quello che conta. Con Accorso negato, non c'è un... Senza di lui vinciamo... Quello che conta comunque è che abbiamo fatto punti e qualche tripletto. Esatto. Due triplette, scarto! Triplette, scarto, insomma, no, è andata bene. L'importante è che abbiamo vinto, allora continuiamo a fare così. Poi grandissima partita di Giuliani, il portiere. Ha fatto due partite... Una sorpresa! So che è stato sofferto questa ricerca. È stata sorpresa perché abbiamo perso. Ho trovato io il portiere, grazie a me comunque. Non è vero. L'ha trovato Migliaccio il portiere. Non per vantarmi, però sono riuscito a trovarlo grazie a Facebook. Vabbè. Potente mezzo di comunicazione. Vabbè ragazzi, complimenti. Ciao. Alla prossima, ciao. E ragazzi, gli altri.
sai che conosce. Non lo so. Attivo! Il mio non si chiude la chiamata. Pure il mio. Vincente 6-0 per confermare la posizione playoff. Goldi di Franco. Autogol di Franco. No, ragazzi, non scherziamo perché il secondo gol va. Ragazzi, vabbè. Allo spogliatoio un signore ha detto io faccio troppi gol oggi. L'hai detto oggi sa, se non segno io non gioco più. Quindi non giocherà più. Tanti punti bonus per confermare appunto playoff, giusto? Oppure per battiamo i playoff in finale, No. Ci salviamo in maniera tranquilla e basta. Un assist l'ho fatto. Tasso mai visto. La prossima partita c'è il derby, quindi i free flyers. C'è il derby. Non vedo l'ora di giocare con mio fratello. Bella partita. Le interviste sono bene. Dire sugli avversari. Mi dispiace che a un certo punto sono rimasti in quattro perché si è fatto un male a un giocatore. Ci è dispiaciuto. Certo. No, perché lui quel giocatore l'abbiamo provato. È un suo amico, ovviamente. No. D'accordo, ragazzi. Allora in bocca al lupo. E ci vediamo alla prossima. Aspetta, non spenga. Gaio gay. No. Gilda. Chi è Gilda? Federica. Gaio gay. Gaio gay, forza io.